Persino la Cassazione sconfessa l'unitarietà delle indagini in fatto di mafia, affermata da Falcone. Il 30 luglio Falcone richiede addirittura di essere destinato a un altro ufficio e Meli, ormai in aperto contrasto con Falcone, come predetto da Borsellino, scioglie ufficialmente il pool. Un mese dopo, Falcone ha l'ulteriore amarezza di vedersi preferito Domenico Sica alla guida dell'Alto Commissariato per la lotta alla mafia. Nonostante gli avvenimenti, tuttavia, Falcone prosegue ancora una volta il suo straordinario lavoro e realizza un'importante operazione antidroga in collaborazione con Rudolph Giuliani, al tempo procuratore distrettuale di New York. Il 21 giugno del 1989 Falcone diviene obiettivo di un attentato presso la sua villa al mare, affittata per le vacanze, comunemente detto l'attentato dell'Addaura. Alcuni mafiosi piazzano un borsone con 58 candelotti di tritolo in mezzo agli scogli, a pochi metri dalla villa affittata dal giudice, che stava per ospitare i colleghi Carla Del Ponte e Claudio Lehmann. Il piano, probabilmente, è quello di assassinare il giudice affinché, sceso dalla villa sulla spiaggia per fare il bagno, l'esplosione lo colga in pieno. Ma l'attentato fallisce. Inizialmente viene ritenuto che i killer non siano riusciti a far esplodere l'ordigno a causa di un detonatore difettoso, dandosi quindi alla fuga e abbandonando il borsone. Falcone dichiara al riguardo che a volere la sua morte si tratta probabilmente di qualcuno che intende bloccarne l'inchiesta sul riciclaggio in corso, parlando inoltre di menti raffinatissime e teorizzando la collusione tra soggetti occulti e criminalità organizzata. Espressioni in cui molti leggono i servizi segreti deviati. Il giudice in privato si manifesta sospettando di Bruno Contrada, funzionario del SISDE che aveva costruito la carriera al fianco di Boris Giuliano. Contrada verrà poi arrestato e condannato in primo grado a 10 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, sentenza peraltro poi confermata in Cassazione. Ma al Palazzo di Giustizia di Palermo ha preso corpo anche la nota vicenda del Corvo, una serie di lettere anonime di cui un paio addirittura composte su carta intestata della Criminal Poll, che diffamano il giudice e i colleghi Giuseppe Ayala, Gianmarco Prinzivalli e altri come il capo della Polizia di Stato, Vincenzo Parisi, e importanti investigatori come Gianni De Gennario e Antonio Manganè. In esse Falcone viene millantato soprattutto per aver pilotato il ritorno di un pentito, Totuccio Contorno, al fine di sterminare Corleonesi, storici nemici della sua famiglia. I fatti descritti vengono presentati come movente della morte di Falcone per opera dei Corleonesi, i quali hanno descritto il poi fallito attentato come vendetta per il ritorno di Contorno. I contenuti, particolarmente ben dettagliati sulle presunte coperture di Contorno e gli accadimenti all'interno del tribunale, sono alimentati ad arte sino a destare notevole inquietudine negli ambienti giudiziari. Tanto che, nello stesso ambiente degli informatori di polizia, queste missive vengono attribuite a un corvo, ossia un magistrato infiltrato all'interno. Sebbene sul momento la stampa non spieghi apertamente al grande pubblico, infatti agli esperti di cose di Cosa Nostra come Falcone, è risaputo che nel linguaggio mafioso l'appellativo di corvo designa proprio i magistrati dalla toga nera che indossano in udienza, le missive avrebbero così inteso insinuare la certezza che in realtà il pool operi al di fuori delle regole, immerso tra invidie, concorrenze e gelosie professionali. Gli accertamenti per individuare gli effettivi responsabili portano alla condanna in primo grado per diffamazione del giudice Alberto Di Pisa, identificato grazie dei rilievi dattiloscopici. Le impronte digitali raccolte con un artificio dal magistrato inquirente sono però dichiarate processualmente inutilizzabili, oltre a lasciare dubbi sulla loro validità probatoria,
Questo perché sia il bicchiere di carta su cui sono state prelevate le impronte, sia l'anonimo con cui vengono confrontate, purtroppo sono deteriorate. Una settimana dopo il fallito attentato, il CSM decide la nomina di Falcone a procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Pisa. Di Pisa, che 3 mesi dopo l'attentato al CSM avrebbe mosso gravi rilievi dello stesso Falcone sia sulla gestione dei pentiti sia sull'operato, viene poi assolto in appello per non aver commesso il fatto. A questo punto comincia la stagione dei veleni. Nell'agosto del 1989 comincia a collaborare con i magistrati anche il mafioso Giuseppe Pellegriti e fornisce preziose informazioni sull'omicidio del giornalista Giuseppe Fava e rivela al pubblico ministero Libero Mancuso di essere venuto a conoscenza tramite il boss Nitto Santapaola di fatti inediti sul ruolo del politico Salvo Lima negli omicidi di Piersanti Mattarella e di Pio La Torre. Mancuso informa subito Falcone, che interroga il pentito a sua volta, e dopo 2 mesi di indagini lo incrimina insieme ad Angelo Izzo, spiccando nei loro confronti 2 mandati di cattura per calunnia, poi peraltro annullati dal Tribunale della Libertà, in quanto essi erano già in carcere. Pellegriti, dopo l'incriminazione, ritratta tutto, attribuendo a Izzo di essere l'ispiratore delle accuse. Salvo Lima e la corrente di Giulio Andreotti sono disprezzati dal sindaco di Palermo Leo Luca Orlando e da tutto il movimento antimafia, per cui l'incriminazione di Pellegriti viene vista come una sorta di cambiamento di rotta del giudice dopo il fallito attentato, tanto che riceve nuove e dure critiche al suo operato da parte di esponenti come Carmine Mancuso, Alfredo Galasso e, seppure in maniera minore, anche da Nando Dalla Chiesa, il figlio del compianto generale. Gerardo Chiaromonte, presidente della Commissione Antimafia, scriverà poi, in riferimento al fallito attentato alla Daura contro Falcone, che i seguaci di Orlando sostengono che era stato lo stesso Falcone a organizzare il tutto per farsi pubblicità. Nel gennaio del 1990, Giovanni Falcone coordina un'altra importante inchiesta. Questa porta all'arresto di trafficanti di droga colombiani e siciliani, ma a maggio riesplode violentissima la polemica allorquanto Orlando interviene alla seguitissima trasmissione televisiva di Rai 3 Samarcanda, dedicata all'omicidio di Giovanni Bonsignore, e si scaglia contro Falcone che a suo dire ha tenuto chiuso nei cassetti una serie di documenti riguardanti i delitti eccellenti della mafia. Le accuse vengono indirizzate anche verso il giudice Roberto Scarpinato, oltre che al procuratore Pietro Giammanco, ritenuto vicino ad Andreotti. Si asseriscono responsabilità politiche alle azioni della cupola mafiosa, il cosiddetto terzo livello. Ma Falcone dissente sostanzialmente da queste conclusioni, sostenendo come sempre la necessità di prove certe e bollando simili affermazioni come cinismo politico. Rivolto direttamente a Orlando dirà: "Questo è un modo di far politica attraverso il sistema giudiziario che noi rifiutiamo. Se il sindaco di Palermo sa qualcosa, faccia nomi e cognomi. Citi i fatti, si assuma le responsabilità di quel che ha detto, altrimenti taccia, non è lecito parlare in assenza degli interessati." La polemica continua ad alimentarsi anche dopo la morte di Falcone, in particolare la sorella Maria Falcone, in un collegamento telefonico con il programma radiofonico Mixer, accusa Orlando di aver infangato suo fratello. Cito: "Hai infangato il nome, la dignità e l'onorabilità di un giudice che ha sempre dato prova di essere integerrimo e strenuo difensore dello Stato contro la mafia. Lei ha approfittato di determinati limiti dei procedimenti giudiziari per fare, come diceva Giovanni, politica attraverso il sistema giudiziario.
In un'intervista a Klaus Condicio, Leoluca Orlando ha dichiarato di non essersi pentito riguardo alle accuse che rivolse a Falcone. Nel settembre del 1991, Salvatore Cuffaro, all'epoca deputato regionale della Democrazia Cristiana e anni dopo condannato per mafia, interviene a una puntata speciale della trasmissione televisiva Samarcanda, condotta da Michele Xantoro, in collegamento con il Maurizio Costanzo Show e dedicata alla commemorazione dell'imprenditore Libero Grassi, ucciso da Cosa Nostra. In quell'occasione Cuffaro, presente anche il pubblico, si scaglia con una veemenza inaudita contro la trasmissione, tra i cui ospiti è presente ovviamente anche Giovanni Falcone, e sostiene come le iniziative portate avanti da un certo tipo di giornalismo mafioso siano degne dell'attività mafiosa vera e propria, tanto criticata e comunque lesive della dignità della Sicilia. Cuffaro parla anche di certa magistratura che mette a repentaglio e delegittima la classe dirigente siciliana, con chiaro riferimento a Mannino, in quel momento uno dei politici più influenti della DC. Con la sentenza numero 1742 del 2013, il Tribunale Civile di Palermo dispone un risarcimento in favore di Cuffaro da parte di Antonio Di Pietro, che ha linkato sul proprio sito internet il video dell'intervento di Cuffaro a Samarcanda con il titolo «Costanzo Show, Totò Cuffaro aggredisce Giovanni Falcone». Nella sentenza il Tribunale ha accertato che non si evince un attacco diretto di Cuffaro nei confronti del giudice Falcone e che lo stesso, semmai, si è scagliato contro un'inchiesta peraltro archiviata pochi giorni dopo la trasmissione e contro il magistrato che la conduceva, persona diversa da Giovanni Falcone. Nel clima determinatosi nel periodo 1988-1991, Giovanni Falcone spende ogni sua energia nel lavoro investigativo sui cosiddetti delitti politici siciliani, ovvero gli omicidi di Michele Reina, di Piersanti Mattarella, di Pio La Torre e del suo autista Rosario Di Salvo. Sottoscrivendo infine la requisitoria con cui il 9 marzo 1991 la Procura di Palermo chiede per quei delitti il rinvio a giudizio dei vertici di Cosa Nostra, insieme a quello di esponenti dell'estrema destra, quali Giuseppe Valerio Fioravanti, Giusva Fioravanti, ovvero il presunto autore materiale dell'attentato alla stazione di Bologna dell'agosto del 1980, e di Gilberto Cavallini, quest'ultimi indicati quali esecutori materiali dell'omicidio Mattarella. I due vengono poi assolti nel processo svoltosi, nella parte che li riguarda dopo l'uccisione di Falcone. In quegli stessi anni, Giovanni Falcone conduce insieme al capitano dell'Arma dei Carabinieri, Angelo Iannone, all'epoca in servizio a Corleone, delle indagini finalizzate alla ricerca del latitante Totò Riina, autorizzando la collocazione di microspie presso le abitazioni di alcuni familiari e presso lo studio del commercialista Giuseppe Mandalari a Palermo. Soprattutto le intercettazioni presso lo studio di Mandalari mettono in luce una serie di collusioni massoniche e politiche che vengono ritenute particolarmente importanti e delicate dal magistrato, che avverte il capitano Iannone: chi tocca questi fili muore. La polemica sancisce la rottura del fronte antimafia. In questo modo Cosa Nostra sembra trarre immediato vantaggio dalla tensione strisciante nelle istituzioni, cosa che peraltro avvelena sempre di più il clima attorno a Falcone, di fatto isolandolo. Alle seguenti elezioni dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura del 1990, Falcone viene candidato per le liste collegate Movimento per la Giustizia e Proposta 88, ma non viene eletto. Fattisi poi via via sempre più aspri dissensi con Gianmarco, Falcone opta per accettare la proposta di Claudio Martelli, all'epoca